Quando abbiamo iniziato a immaginare Microquadro, non avevamo la minima idea della possibile risposta che avremmo ricevuto dagli artisti. Microbo.net è un progetto che vive sul web, attraverso la rete, e in un certo senso per il web. Questo comporta anche assumersi alcuni rischi. Gli artisti che fanno parte della community di Microbo.net si sarebbero presi la briga di produrre un'opera rispettando il formato scelto e quello di inviarcela per posta? Saremmo riusciti a spostare l'entusiasmo che anima lo spazio virtuale in cui Microbo.net si muove anche nello spazio fisico, reale? Oggi, davanti agli oltre 350 lavori che è possibile ammirare in mostra, arrivati da ogni parte del mondo, possiamo gioire per la scommessa vinta. Possiamo affermare che Microquadro è davvero uno sguardo, un ampio colpo d'occhio sul contemporaneo. Ci mostra tutta la straordinaria eterogeneità, che in questo caso è ricchezza, del panorama che ci circonda. Ci affascina poter realizzare una mostra che mette in dialogo, attraverso ed all'interno delle varie cornici, opere disparate per provenienza geografica, tecnica, esperienze pregresse e teorie estetiche degli artisti che le hanno realizzate. Microquadro sembra una mostra impossibile ed invece esiste, in tutta la potenza del suo dire. Non c'è, ed è ovvio che non ci sia, il filtro del tempo a storicizzare queste opere, ad indicarci una direzione univoca verso cui il contemporaneo stia procedendo. Si vede al contrario in questi 5x5 il brulicare creativo dell'arte che esplora tutte le direzioni senza soluzione di continuità. E nel mondo di oggi, iconograficamente sempre più denso, che ci costringe a processare una moltitudine di immagini in pochissimo tempo, appare una sfida anche chiedere allo spettatore di osservare sì in un primo tempo il tutto a colpo d'occhio, come se fosse un foglio mondo, ma poi di concentrarsi, di avvicinarsi anche fisicamente e di osservare con attenzione queste piccole opere, di tendere l'orecchio per ascoltare le voci che le opere si scambiano, di aguzzare la vista per vedere i sottili fili che legano i lavori e cogliere la loro pluralità di sensi. Questa pluralità non è un dire unico ed univoco. In Microquadro c'è posto per tutte le capacità di espressione. Sta ora a noi osservare e trovare il senso, lasciandoci guidare dal nostro gusto personale, per scovare sia ciò che gli artisti vogliono comunicare, sia per proporre attraverso il dialogo con le opere veri e propri significati originali.